Buongiorno, benvenuti. Oggi siamo davanti al Teatro Apollonio di Varese. Ah, sì? E per cosa siamo qui? Perché oggi ci sarà il debutto mondiale, il debutto mondiale della missione di Rasputin. Questo spettacolo è ispirato dal romanzo di Gesa Sox. E oggi andiamo a intervistare il casting e a vedere un po' l'ambiente. Dai, andiamo. Tavolino tovaglia. Signora, c'è un uomo per lei. Ah, tovaglia, la prima scena la porta dentro Davis. Quando porti il tavolo porti dentro la tovaglia. Ok. Quindi questo qua va a sinistra. Va a sinistra questo qua. Ragazzi, io vado a far pipì. Poi. Molto interessante. E siamo qua. E là. E ciao. 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 E siete pronti per questo spettacolo? Sì. 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 Ma vi sentite utili per questo spettacolo? Sono di certo più utili di te. Cosa? Dai, sei utile perché fai questo. Ma... Ragazzi. Ragazzi. Dai, usa questo, dai, visto, se no non vedi bene. Un sorriso per la telecamera, ragazzi. Un sorriso per la telecamera. Ma luce io. Ah, c'è luce. No, luce c'è. Io faccio Lulu. No, ma Tony Boy. Fa Lulu. E lei cosa fa? Faccio Tony Boy. No, nello spettacolo, mister. Aspetta, io faccio l'intervista allora. Lei che non lo fa nello spettacolo. Io faccio quello che sta dietro a dire muoviti, tanto non il suggeritore nulla. E durante la scena niente. No, devo entrare e dire. Devo far finta di prendere l'ordinazione. Quindi al cameriere. Tipo, cameriere Lorenzo. E okay. Poi da lui che signor Proust e dire, piacere averla qui, grazie. Signor Proust. Però alzo la voce perché non credo che avrò il microfono perché sì, che avrei il microfono. Allora che figata, mi spiegava. E poi devo uscire, devo aspettare altri 30 secondi, devo rientrare che c'è Marco, c'è Rasputin, Lucio, lei. E devo. E faccio finta di mettere sopra le cose in realtà. Ma sì, grazie dell'intervento. Sì, lei! Che ero il suo nome? Piacere, sono Alberto. Okay. Età 18 anni. Codice fiscale, così lo dobbiamo. Non mi ricordo. Ma ce lo devi dire. Quanto fai? Lei interpreta? Gabriello Principe. Oh, quello stronzo. Protagonista, ragazzi. Esattamente. Maledetto schifoso, per colpa tua. Il suo ruolo. È tutta colpa sua. Esattamente, sento un gran bastardo. Bravissimo. Almeno è sincero. Oh. Sono sincero. Sono sincero. Ti piacerà lo spettacolo? Secondo me sa favoloso. Ok. Spara. Ah, ma là c'è il regista. Paolo, saluta. Paolo. Quell'individuo. Paolo. Quello là. Ciao Paolo. Ciao Paolo. Vedi, è quella luce lì, è il nostro regista. È Dio. È Dio. Ok, andiamo ad intervistare. Oh, c'è Lulu. Lulu. Il nome? Sara. Ruolo? La prostituta. Che si chiama Lulu. Ok, cosa ne pensi di questo ruolo? Ti piace? Mi piace molto. E non avevo mai interpretato la prostituta e quindi nuova esperienza. Mi piace. Quando ti sei dovuta mettere in gioco per questo ruolo? Quanto hai dovuto lavorarci sopra? Un bel po', anche perché non capivo se fosse una prostituta sfacciata, zozza. Perché ci sono prostitute e prostitute. E... o timida in un certo senso. Quindi è tutto un personaggio da esplorare. Sì. E cosa ne pensi che ne verrà fuori per lo spettacolo? Un bellissimo spettacolo. Ok, dai.
Bene, adesso cosa facciamo? Andiamo giù a vedere. Intervistiamo la mia ombra. Intervistiamo perché... l'ombra di... Eccola qui, eccola. No, qui. No, sono là, sono là. Ecco qui. Nome? No, te vai là. E mi intervisti. Nome? De Visso. Che ruolo interpreti? L'ombra. Stiopa. Stiopa. E un amico di Rasputin da giovane. Di Rasputin. Di Rasputin. Rasputin. E allora, come definiresti il tuo ruolo? Una merda. Ma, sinceramente molto utile, anzi proprio un ruolo principale, diciamo. Perfetto, grazie. Ok. C'ha due mani. Arrivederci. Dai, andiamo già a vedere i camerini. Ci segua, ci segua. No. Sono uno serio. Perché mi hai preso? Sono uno serio. Ma tu gli occhiali, Francesco Giuseppe. Ma è, sono fotografie o... No, sto facendo un video. Ah, è un video. Cioè, aspetta che mi metto in posa per il video. Adesso fammi una foto, dai. Nome? Giovanni. Ruolo? Francesco Giuseppe, l'imperatore di Austria e Ungheria. Oh. Che ruolo è? Ti è piaciuto interpretarlo? All'inizio no, all'inizio speravo di fare un'altra cosa quando ho letto il copione. Poi invece il regista, che è bravissimo il regista, e ha detto che io avrei dovuto fare questo, pian piano mi sono innamorato del personaggio e devo dire che alla fine mi sono divertito parecchio a farlo. Mi ha lasciato anche abbastanza libero a fare il folle, alcune indicazioni, ma poi mi ha lasciato andare. Quindi alla fin fine quanto hai dovuto studiare per il personaggio, per appunto rappresentarlo a me? Per fare come oggi, da gennaio. Gennaio, sì, il copione io l'avevo letto un po' prima, però da dopo Natale ho iniziato a lavorarci. Ebbene, da metà aprile. Le ultime due settimane sono state bellissime, perché è cresciuto, ogni prova c'era qualcosa in più. Tu credi che abbiano apprezzato il personaggio? Spero di sì. Quindi adesso sono in momento relax. Oh, c'è Raffaele. La gente non se ne stacca a farsi i cazzi suoi. Infatti. No. Ruolo? Ciao mamma. Ruolo architetto. Okay. No, come d'attore, no? D'attore. Il servo di architetto. Il servo. Il servo, sì. Okay. Come un po' tutti noi. Sì, microfono, però se non mi sentono. Posso. E lei invece? Un nome? Paolo Brosio. Paolo Brosio. Federico D'Agostino. No, quello va di ruolo Facchino. Questo... e Angelo nel video. Okay. Sei un angelo. È un passista. È morto. Questo è un cavallo. È cavallo birichino, vuole rubare la scena. Ma quindi conosci Dio? Sì. Diciamo che ci mangio a volte. Ma sì, tutto. Ah, ok. E com'è una persona severa? Parla poco. Ma le alette degli angeli sono piccanti. Perché sennò le mangio anch'io. Questo è un cavallo. Sono spaziato. Ok. Questa scena sarà la scena del bordello. E darete fuoco alle banche. Esatto. Se non bruci la banca sei un figlio. Esatto. Poi il portale ti devi aspettare. Ma no, le due poltroncine. Sono le parti che si comunicazione a tutti. Gli attori devono entrare prima della luce. Ah, ok. Non è più Alberto, è Gabriele adesso. Questa intende Francesco Giuseppe primo imperatore di fatto la sbaglio. Vedi? Che avevamo proprio marcato la. Ma forse ce l'aveva la mano. Mi ragazzi, che non aveva cercato di comprare. Altezza. Stavolta un arcangelo mi ha svelato cosa succederà nei prossimi 50 anni, dall'inizio della guerra. Cosa capiterà? Cosa capiterà agli inglesi e francesi? Nome? Marco Rodio. Ruolo? Ruolo Rasputin. Ella! Cosa ne pensi di questo ruolo? Ti piace? Sei un personaggio particolare. È molto ambiguo, misterioso. Innanzitutto è un personaggio realmente vissuto, quindi esatto. Non è una maschera. Quindi è difficile da interpretare perché non si può troppo
iniziare, anche se in realtà in questo testo è visto in maniera diversa che nella nostra concezione di questo personaggio ambiguo, misterioso, sembra quasi un salvatore. È stato interessante interpretarlo, complesso, e anche per le difficoltà del testo, e io spero di aver fatto un lavoro interessante. Quanto ti sei dovuto informare per interpretare il mio personaggio? Beh, i primi mesi ho dovuto ristudiare un po' la storia che avevo un po' dimenticato, ho dovuto rivedere un po' la figura di questo personaggio, perché comunque non viene mai sottolineato così tanto. Inoltre ci sono molti riferimenti nel testo a cose che riguardano proprio alcuni particolari, soprattutto che riguardano la guerra dal punto di vista austro-ungarico, che a noi insomma tocca poco, quindi un po' di studio c'è stato oltre a quello del testo, qualche mese, un mesetto, mesetto e mezzo, per rifarsi un po' la memoria, il quadro, riprendere un po' in possesso, tornare in possesso delle nozioni utili poi per poter affrontare il lavoro. Beh, come pensi che verrà lo spettacolo? Io spero molto bene. Il lavoro è stato fatto con perizia, con scrupolo, il taglio registico è contemporaneo, molto interessante, i musicisti sono molto, molto bravi, gli attori si sono impegnati a fondo, e quindi io spero che venga un lavoro qualitativamente importante, ma io credo che sia un lavoro che rimarrà nella storia culturale di Varese, a prescindere dalla riuscita, dagli piccoli errori che ci potranno essere, ma l'evento è di richiamo e spero che questo Varese lo accolga, lo accolga. Hai sete? Prova Ben Cola e vedrai! Ma schifo!